Ciao a tutti, bentornati alla classifica dei segni zodiacali più fortunati. Parliamo dei giorni che vanno dal 29 aprile al 5 maggio 2024. Settima nona, ragazzi, sedetevi. Venere entra nel segno del Toro e Marte entra nel segno dell'Ariete. Sì che questi due, Marte e Venere, sono pianeti veloci, quindi si muovono parecchio e cambiano spesso i loro segni zodiacali, quindi anche gli schemi dei segni zodiacali più fortunati e più sfortunati. Però comunque questa combinazione renderà i segni di terra più dolci grazie a Venere e anche amorosi, mentre i segni di fuoco, grazie a Marte, saranno ancora più focosi, che ci piace, soprattutto se abbiamo un partner in un segno di fuoco. 12° posto per lo Scorpione. Immagino quanto tu possa essere incazzato, scorpionaccio mio, per colpa di Venere che è in Toro, quindi contraria, e adesso ci si mette pure l'astrologa. Sei dolce come una medicina, ma non hai nessun interesse a farci stare meglio. La pazienza, questa sconosciuta proprio. 11° posto per la Bilancia. Sei fastidiosissima, Bilancia, come quelli che in treno non solo parlano al telefono ad alta voce, ma tengono anche l'interlocutore in viva voce. E proprio tu, la reginetta del bon ton, ma che ti è successo? Probabilmente è proprio questo il tuo modo di ribellarti con Marte in opposizione. Al 10° posto, il Cancro. Una cosa che hai sempre amato sono le persone che sull'autobus si trattengono dal ridere ma fanno fatica. Ti mettevano allegria e anche molta tenerezza. Parlo al passato però, caro Cancro, perché adesso che c'è Marte a sfavorissimo, a te verrebbe soltanto voglia di urlare "Ma che ti ridi?". Sei proprio nervosetto. Al 9° posto c'è il Leone. Adesso che va anche di moda l'animalier, tu proprio Leone non ti tieni, e con anche il pianeta dell'Eros spinto, cioè Marte, a tuo favore, fai gli occhi dolci anche al barista la mattina. Un grande classico comunque. Per le coccole dolci non hai proprio tempo invece, perché Venere è a sfavore. 8° posto per l'Acquario. Sarai freddino, come la lattina di Coca-Cola a ghiaccio e limone, ma anche ugualmente frizzante. Insomma, non ci si lamenta, soprattutto per chi non ha con te un legame sentimentale, che in effetti non sarà il tuo forte. Le battute pronte in compenso saltano su come popcorn. Al 7° posto, il Capricorno. L'amore ci salverà, o forse la gentilezza, la pazienza, la delicatezza e la sensibilità nel gioire delle piccole cose, come una coccinella che si appoggia sul nostro cappuccino. Finito. Insomma, Capricornone, l'unico modo per sfuggire a questo Marte in quadratura che ti infastidisce come le mutande nelle chiappe è l'amore. La forma, trovala tu. 6ª posizione per i Pesci. Questi spostamenti astrali non ti sconquassano più di tanto, anzi, forse meno energie, perché Marte non è più nel tuo segno zodiacale, ti permettono di riprendere sonni tranquilli, che tu, io lo so, ad essere agitato e iperattivo non sei proprio abituato. Quindi arriva addirittura dell'equilibrio, e quello che Saturno ti dice di cambiare, tu lo fai quasi con piacere. Al 5° posto, la Vergine. Finalmente il tuo cuoricino è libero di esprimersi come un menestrello e tu sei prontissimo a riconquistare la tua dolce metà che stava perdendo le speranze nei confronti delle tue voglie pruriginose. Con calma, ma torni a ruggire anche sotto le coperte, magari prima miagolare un pochino. 4° posto per i Gemelli. Sembra proprio che Harry Potter e tutta la sua cricca abbiano fatto una magia e finalmente i pianeti ti lasciano in pace. Tranne Saturno, ovviamente, ma quello sappiamo che te lo porti dietro ancora per un po'. Però tu sei uno che non si dà per vinto e prima di tutto esci a festeggiare, perché non si è mai vista una primavera senza un Gemelli in super forma. In 3ª posizione, il Sagittario. Con il pianeta del pensiero a tuo favore, il tuo cervello va veloce come un motoscafo e tu produci non solo poesie e lettere, ma addirittura neologismi. Quello che c'è infatti di già inventato nella lingua non ti basta mai. Tu vuoi sempre di più, ambiziosissimo. 2° posto per l'Ariete. Sei sexissimamente competitivo, anche se fossi in macchina giocando a nomi, cose, città. D'altronde, se c'è una cosa che proprio non sopporti questa settimana, sono le cose che non vanno proprio e soprattutto subito come dici tu. Ordini e deve essere eseguito. E al 1° posto nella classifica dei segni zodiacali più fortunati questa settimana, il Toro. Venere arriva nel tuo segno zodiacale e tu ti senti che la vita ti sorride, come quando scopri che il tuo fidanzato è anche un ricco ereditiero filantropo. Non hai proprio più scuse per non essere innamoratissimo. Vi aspetto sempre qui anche la settimana prossima con la classifica dei segni più fortunati. Ciao!